raccomando agli attori, ecco, di sostenere la voce. Sostenere la voce. Devo ascoltare. Ma mi sono lata con l'acqua odorosa, eh? Ah. Ma tu te ce l'hai data già, perché ce n'è rimasta proprio poca, quindi. Sì, me la so data una schizzata, ma come ce n'è rimasta poca? Io stasera gli ho preparato un sicchio pieno. Perché mi ci sono sciacquata pure delle altre parti. Ma tu lo sai che la serve solo quello mucco, no? Perché ci ha sciacquato delle altre parti? Vabbè, comunque se solo per papà gli e basta, io non si lava mai. Questo è vero, basta essere una schizzata. Lo sa però che io ho pensato, approfittiamo di sto fatto e gli facciamo una bella sciacquata lungo. Oh. Però facciamo così, prima con l'acqua normale o poi con quella odorosa. Mi raccomando, basta preparare un po' d'acqua, tocca un bacile. Adesso lo è, il stracco sicuro. Lo sapevo. Oh, finalmente mi posso aspettare per fare colazione. Ma senti un po', ma non c'è da te una sciacquata lungo con l'acqua odorosa? Ma sì, la mattina con tutto quello che c'è stato da fare. Tornare bestie, mogne le acche, naffia l'ortu e i campi. Non lo trovo, l'utempo e sciacquambe lo mucco. Oh! Un po' di rispetto, per le tradizioni, ha capito? Ma siamo fatto un faone più rosso della piana! Ma a proposito del faone, c'è la spariata la cenebenetta per un campo? Per un campo e pure nell'orto, per fare nidi pomidori belli rossi come cococce! Che ci voglio fare nelle più meglio panzanelle de riete! Ah, io capito! E allora, lo sa qua io ho fatto? T'hai preparata una bella panzanella, perché sa ciò che ti piace. Ci hai messo tre cipollette fresche tagliate fine fine, un pizzichetto di sale, una schizzatina d'aceto, due foglie di basilico e un vinetto d'olio. Certo. La panzanella senza i pomidori è come i fagioli senza le codiche. Però, sto odore di cipolletta fresca, m'attizza proprio. No. Prima da sciacquare un mucco. Senti, Pepe, ecco, bella padre tu. Papà, gli ho portato l'acqua per un mucco, eh. E la moce un po'. Era ora, sciacquate bene. Adesso, andascio. Oh. Mo che ha rispettato la tradizione, insieme alle sargicce, t'hai preparato pure lo sbattuto, hai capito? Perché sa ciò che ti piace. Ma mo che mi son profumato, lavoro meglio secondo te? Ma che significa questo? Le tradizioni, va rispettate, tanto quelle che ti piacciono, tanto quelle che non ti piacciono. Ma a me mi piace la tradizione del faone, mi è sempre piaciuta, pure da bardaccio. Pure l'anda che ti ha sbagliato al somma sopra il fuoco e che gli dà fegli con lo culo sopra la braccia. Guarda che io hai fatto sempre gli sunghi più lunghi tra le fiamme del faone e la orde me inciampe cai perché l'udizzone si ruzzicò proprio nel momento che mettevo lo pepe e somba. Hai capito, lo faone ci e l'acqua odorosa no, ma però Ma l'acqua odorosa, vabbè per le femmine che stanno un profumare. Quelle acchi lavorano meglio se mi sento che mi sono profumati. L'ome, specialmente il lu che sta sempre a combattere con le bestie e con la terra, a dare segnefru e basta. Oh, ma io e figlia, mica siamo le acche, che non ci frega cosa. No, papà, corrite, corrite, scappate un po' e dalla stanza.